Oggi, 11 marzo, è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L'amministrazione comunale da anni aderisce a questa iniziativa e quest'anno i temi sono quelli molto cari all'amministrazione, quali quelli del rinverdire, del pedalare e del migliorare. Oggi è un bel momento per ricordare tutto quello che l'amministrazione ha fatto in questi anni e quindi nel pedalare abbiamo promosso tantissime piste ciclabili nuove, alcune già realizzate, altre in fase di realizzazione. Ad esempio, mi piace ricordare la ciclovia adriatica in cui abbiamo fatto un pezzo di collegamento con il territorio tra il territorio di Osimo e Castelfidardo, la ciclovia del Musone che ci permetterà da Osimo di raggiungere il mare passando da Recanati e a Loreto e le nuove piste che invece saranno in esecuzione proprio quest'anno a partire dalla primavera e quindi la pista ciclabile Vescovara-Covo che dagli impianti sportivi del Vescovara arriverà fino a Campocavallo per innestarsi nell'attuale pista esistente e la pista ciclabile che collega la frazione di Passatempo con l'attuale anello di Via Capanne. Quindi oltre 2 chilometri di nuove piste ciclabili che permetteranno appunto un uso sia sportivo che ricreativo che anche alternativo a quello che è la mobilità tradizionale. Oltre alle piste ciclabili, un altro tema di quest'anno è quello del rinverdire e anche su questo tema l'amministrazione ha fatto tanto. L'anno scorso abbiamo creato nuovi parchi, abbiamo piantumato, messo a dimora nuove specie, sia come compensazione agli abbattimenti, sia come nuove specie da piantumare. E anche quest'anno abbiamo in programma un altro grosso un quantitativo di piante da mettere a dimora. Questo non lo facciamo da soli, lo facciamo insieme alle associazioni del territorio, come ad esempio l'Associazione Ambientalista Italia Nostra, la Confluenza, tramite consigli di quartiere. Mi piace ricordare le iniziative promosse dal Consiglio di Quartiere di Passatempo, così come da quello di Osimo Stazione. E con associazioni come la Croce Rossa e quindi con il mondo del volontariato. Proprio in occasione di questa giornata di Mi Illumino di Meno, alcune di queste associazioni, questi enti che ho citato, promuovono delle iniziative. Ad esempio, oggi il Consiglio di Quartiere di Osimo Stazione invita tutta la cittadinanza a piantumare in un campo sportivo vicino alla scuola, un campo sportivo abbandonato che attraverso questo intervento verrà qualificato, riqualificato, così come la Croce Rossa promuove una pedalata per domenica 13 marzo con partenza dal Parco Verde Energia, così come la Confluenza che farà laboratori didattici sugli stili di vita sostenibili e sull'ambiente fluviale dalle 9 per tutta la mattinata presso Casa Cea di Via Capanne e Italia Nostra che promuoverà invece una passeggiata culturale in centro storico. Quindi tante iniziative che partono da oggi e si protraggono fino a tutto il weekend a cui vi invitiamo a partecipare. Vorrei in chiusura ringraziare la consigliera Eliana Flamini che è stata sempre la promotrice in questi anni dell'iniziativa di oggi e che con molta passione si è dedicata ad organizzare tutta questa serie di iniziative. Lei non può essere qui oggi, porto il suo saluto e la ringrazio per l'impegno dimostrato.